Mi sono decisa a tirar fuori dal cassetto questa storia. L'ho scritta dopo la tua morte. È stato un modo per liberarmi del dolore che mi stava accompagnando. Mi hai sempre considerato una grande amica, una persona gentile e disponibile. Hai sempre visto darmi da fare per gli altri. Hai sempre elogiato la mia capacità di sostenere le persone bisognose di aiuto. Quando un nostro amico comune mi chiese in prestito dei soldi, poiché era in difficoltà, tu non approvasti, poiché non lo ritenevi una persona fidata. Pensavi che non mi avrebbe più reso i soldi. A volte mi dicevo, pazienza se non li restituisce. In fondo ho fatto un'opera di bene. Tu mi rimproveravi di essere troppo semplice e fiduciosa del mondo intorno a me. Negli anni Ottanta ero fidanzata con un ragazzo con cui sono stata legata per tanti anni. Non credo ti piacesse molto. Quando eri in carcere mi scrivevi, se il tuo ragazzo ti tratta male, quando esco ci penso io. Sai, tante verità non te le ho mai raccontate. Ho evitato, perché sapevo che lo avresti picchiato.